Bentornati in studio per la seconda parte di Motopad TV ed anche oggi tante le novità e tanti test della settimana e abbiamo subito un'anteprima, la nuova Abarth 500e, perché anche le case automobilistiche con un forte DNA sportivo si stanno trasformando e lo Scorpione presenta la prima auto elettrica della sua storia. Guardiamola nel servizio. Anche i grandi marchi sportivi stanno svoltando sull'auto elettrica e non poteva rimanere esclusa da questi cambiamenti Abarth, che affronta la transizione energetica con la 500e, che porta tutte le caratteristiche dello Scorpione su modello a batteria. Avevamo già visto l'edizione speciale di lancio Scorpionissima, esaurita dopo poche settimane, e adesso Abarth arricchisce la famiglia con le 500e e 500e Turismo, disponibili in versioni hatchback e cabrio. Sono equipaggiate con un motore elettrico da 155 cavalli assistito da una batteria da 42 kWh con un'autonomia fino a 265 km e supporta la ricarica fino a 85 kW in corrente continua. Significa che bastano 5 minuti per avere energia sufficiente per il fabbisogno giornaliero di chilometri, circa 40, mentre la ricarica rapida raggiunge l'80% dell'autonomia in 35 minuti. Ma un Abarth deve avere delle caratteristiche dinamiche a cui non si può rinunciare e anche se elettrica offre grande maneggevolezza e una risposta più pronta, un migliore ingresso in curva e una maggior velocità di percorrenza in curva in uscita. Il suono del motore è per un appassionato dello Scorpione un punto fondamentale e per ovviare al silenzio tipico dell'auto elettrica è stato creato il Sound Generator che riproduce il rombo tipico di una versione a benzina con l'inconfondibile scarico record Monza. Tre modalità di guida incentrate sulle prestazioni, Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track, per sfruttare la vettura in maniera efficiente o puntare sulla potenza. Sia con la modalità Turismo sia con Scorpion Street viene offerta la funzione di guida One Pedal. La caratterizzazione vede all'esterno il logo dello Scorpione che si modernizza e diventa elettrificato, il paraurti anteriore con la scritta estesa in grigio, le minigonne laterali, il diffusore posteriore, i cerchi in lega specifici da 17 pollici, le calotte degli specchietti in grigio e i fari anteriori full LED. 5 colorazioni a listino: Antidote White, Venom Black, Adrenaline Red, Acid Green e Poison Blue, per un listino che muove per la Abarth 500e da 37.950, mentre la Turismo parte da 42.650 euro. Il secondo servizio è sulla Grand Cherokee, l'ammiraglia di Jeep che cambia completamente e arriva in Europa solo con motorizzazione plug-in hybrid. Guardiamo tutti i cambiamenti nel servizio. Grand Cherokee rappresenta per Jeep l'ammiraglia capace di coniugare le grandi doti in off-road al lusso, ai quali adesso aggiunge anche un altissimo livello di tecnologia con l'arrivo della motorizzazione plug-in hybrid. Partiamo proprio da questa soluzione, che sarà l'unica proposta sul mercato europeo e che si riconosce dalla sigla 4xE. Il sistema si compone di un 2 litri benzina con una potenza complessiva di 380 cavalli e due unità elettriche alimentate da una batteria da 17,3 kWh che assicura fino a 51 km di autonomia in modalità completamente elettrica. La trazione integrale con due diversi sistemi, Quadra Track e Quadra Drive, e il cambio è un automatico a 8 rapporti. L'architettura è completamente rinnovata e cresce nelle dimensioni arrivando a 4,91 m con uno stile più aerodinamico, la linea di cintura abbassata e il tetto spiovente. Non può mancare la caratteristica di ogni Jeep nel frontale con la mascherina a 7 feritoie, la 7 slot che diventa più grande e robusta. All'interno la Grand Cherokee fa un passo in avanti deciso con dotazione e materiali di qualità e può arrivare a comprendere fino a 3 schermi da 10 pollici con il quadro strumenti, un display centrale e uno interattivo a disposizione del passeggero, un'esclusività per il segmento. La grande capacità off-road è assicurata dal Select Terrain che consente di scegliere le modalità di guida a seconda del tipo di terreno da affrontare e oltre a quelle per l'asfalto, auto e sport aggiunge le più specifiche rock, snow e mud. Inoltre, le sospensioni pneumatiche Quadra Lift garantiscono un'altezza da terra fino a 27,5 cm e una capacità di guado di 61 cm. A tenere sotto controllo i consumi interviene la disconnessione dell'asse anteriore quando non serve avere le quattro ruote motrici.
Nuova Jeep Grand Cherokee 4xe disponibile in 4 allestimenti, ognuno con caratteristiche diverse: Limited, Overland, Trailhawk e Summit Reserve. La Trailhawk racchiude il mondo del fuoristrada, mentre la Summit è il massimo livello per dotazioni, tecnologie e materiali. I prezzi partono da 82.000 euro per arrivare a 106.000. BMW ha iniziato un lungo percorso verso l'elettrificazione. Per vedere tutte le novità ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato di BMW Italia, Massimiliano De Silvestre, al concorso d'eleganza di Villa d'Este. Via il servizio. Il concorso d'eleganza di Villa d'Este, che si è tenuto nelle scorse settimane, è stato per BMW, da lunga data sponsor della manifestazione, l'occasione per mostrare al pubblico l'indirizzo stilistico e tecnologico che la Casa di Monaco ha intrapreso. La scelta di creare un legame che unisce la storia dell'automobile e il futuro dimostra come certi valori di passione sono ancora più forti ed importanti per un marchio che ha una grande tradizione da rispettare. È una piattaforma che oggi racconta il nostro percorso verso l'elettrificazione. Vedete le mie spalle, oggi siamo qui, presentiamo nella versione bicolore una i7 BMW completamente elettrica, ma nella versione M, quindi da 660 cavalli, completamente elettrica, piuttosto che una XM, quindi elettrificata, un motore ibrido, plug-in hybrid, da 750 cavalli. La i7 M70 X-Drive è la BMW elettrica più potente prodotta, con due motori, uno per ogni asse, che assicurano un'accelerazione da 0 a 100 in soli 3 secondi e 7 ed una velocità massima di 250 km orari autolimitati. Un'altra novità è la Concept Touring Coupé, che non si limita ad esplorare nuove strade stilistiche per questa Shooting Brake, che riporta in auge una variante di carrozzeria che unisce dinamicità e sportività. È una Shooting Brake, quindi automobile con due posti secchi, che diventa davvero, va oltre un esercizio di design, perché questa automobile è equipaggiata con un motore 6 cilindri che è il più potente di sempre per BMW, ed è un omaggio anche alla BMW 328, la celebre BMW 328, che ha trionfato in pista 40 anni fa. Sul tema dell'auto elettrica sono state svelate altre novità, con le prime informazioni sulla serie 5, con la premiere della i5, versione a batteria della berlina conosciuta a livello globale, che verrà declinata in due livelli di potenza. Debutterà ad ottobre sul mercato Italia nella versione completamente elettrica, quindi due motorizzazioni elettriche, i5 M60, 600 cavalli e autonomia di oltre 500 km, e la i5 40 nella versione 2 4 ruote motrici, con una potenza 340 cavalli con autonomia che va sopra i 550-580 km. Entriamo invece nel mondo del lusso e dell'esclusività, dove Rolls Royce è da sempre il punto di riferimento, e con la Spectre si inizia una nuova fase per questo marchio, che sposa la transizione energetica con un modello che entro la fine dell'anno sarà a disposizione dei primi clienti. Bene, anche su Opel Corsa arriva il Visor, quell'elemento stilistico che caratterizza tutti i nuovi modelli della casa tedesca. Lo andiamo a vedere nel servizio, logicamente. Opel Corsa si rinnova nel design e nelle motorizzazioni totalmente inedite. La bestseller della casa tedesca arriverà entro quest'anno in una nuova veste, che vede come elemento stilistico principale l'Opel Visor, ovvero l'originale frontale nero che contraddistingue tutti gli ultimi e i futuri modelli di Rüsselsheim e che integra in un unico elemento la calandra, i gruppi ottici e il blitz, il logo Opel. Anche i fari Intellilux LED adattivi e anabaglianti, che Corsa ha introdotto nel segmento delle utilitarie nel 2019, sono stati ridisegnati, ulteriormente potenziati e resi più precisi. E le prese d'aria nella parte inferiore dei paraurti sono più grandi rispetto a prima, rendendo Opel Corsa visivamente più dinamica e sportiva. Le novità continuano poi al posteriore, dove ora troviamo la scritta Corsa ben estesa e posizionata al centro del portellone, e nell'abitacolo con nuovi tessuti e con un design più moderno e piacevole del volante e della plancia. Quest'ultima può essere completamente digitale e adotta un nuovo sistema di infotainment e di navigazione potenziato nelle funzioni, che offre servizi connessi, riconoscimento vocale, e Opel e aggiornamenti over the air.
Alto il livello dei sistemi di assistenza che rendono la guida e le manovre più sicure. L'offerta spazia dalla nuova videocamera panoramica ad alta risoluzione per la retromarcia, al cruise control adattivo, al limitatore di velocità, al sistema di protezione delle fiancate, fino all'avviso di collisione anteriore con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni. Novità importanti anche sotto il cofano. La nuova Opel Corsa è disponibile con due varianti di propulsione elettrica con potenza di 136 cavalli per un'autonomia fino a 357 km o di 156 cavalli e 402 km di percorrenza con una sola carica. La batteria da 50 kWh può raggiungere l'80% della capacità in 30 minuti con una ricarica rapida 100 kW. Infine, debuttano per la prima volta su una Opel le motorizzazioni ibride con sistema 48 V da 100 e 136 cavalli di potenza, entrambe abbinate a un cambio automatico a doppia frizione. Bene, anche questa puntata è arrivata alla fine, tante le novità che vi abbiamo raccontato, ma vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro sito web e sui canali social, siamo veramente dappertutto. Una cosa però ve la devo sempre dire ed è il nostro consiglio, guidiamo con la testa. Vi aspetto settimana prossima.